Siamo nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi con Emanuele Perez, che ha detto stampa appunto del parco. E intanto stiamo addirittura camminando proprio sulle tracce del lupo. Sì, diciamo, in questi anni abbiamo assistito, ed è agli onori delle cronache, a un aumento del numero di lupi. La specie del lupo è una specie protetta a livello internazionale, a livello europeo. Noi non possiamo in nessun modo intervenire sul contenimento. Facciamo un lavoro specifico per cercare di ridurre i danni a carico degli allevatori, e abbiamo intrapreso un'attività di valorizzazione del lupo, perché comunque il lupo richiama tutta una serie di miti ancestrali, di storie, di novelle. E nemmeno a farlo apposta, siamo proprio nella tana del lupo, eccola qua, è stata ricostruita fedelmente. Assolutamente, questa qui è una tagliatura di castagno, dentro in questo caso è stato riprodotto il nucleo della famiglia con la mamma e i piccoli. Ma è assolutamente uguale a quello che io poi cercherò di darvi anche delle fototrappole per farvi vedere che veramente le situazioni sono assolutamente equivalenti a queste. Benissimo, ma non c'è solamente il lupo nelle foreste casentinesi. Tra l'altro è bene precisare che il parco comprende il Monte Falterona e, diciamo, tutti e tre i versanti, quello aretino, fiorentino e romagnolo. Sì, insomma, siamo su una televisione regionale della Toscana e possiamo dire tranquillamente che il parco ricopre le foreste casentinesi, che non sono collegabili soltanto con il toponimo casentino, attualmente tutto in provincia d'Arezzo, ma arrivava fino a Bagno di Romagna. Poi nel 23 il confine è stato spostato. Comunque il Parco Nazionale in sostanza è corrispondente alle foreste granducali fiorentine. Ecco, vogliamo ricordare Monte Falterone, da dove nasce l'Arno, ma quali sono anche gli altri animali che in origine troviamo qui nel parco? Ah, tantissimi cervi, daini, il re, il cervo naturalmente, daini, caprioli, cinghiali, chi più ne ha più ne metta. È un parco ricchissimo di biodiversità, sia dal punto di vista animale che dal punto di vista floristico. Ecco, e gli ospiti, diciamo i turisti che vengono, cosa trovano al parco? Quali sono le opportunità che il parco offre? Il parco è un parco bellissimo e molto riconosciuto. Pochi giorni fa abbiamo ospitato una troupe di Antin II. Il foliage, la quantità di colori che le foglie riescono a realizzare in questo parco, le ritroviamo soltanto nelle aree protette del Nord America, del Canada. Quindi la nostra finalità prima sarà quella, e già stiamo lavorando e già stiamo ottenendo dei risultati molto molto incoraggianti per la valorizzazione del Parco Nazionale in tutte le stagioni dell'anno: la stagione della neve, la stagione delle gemme, la stagione della primavera, l'estate, che tradizionalmente è quella che richiama più pubblico, più turisti. Poi la stagione del fall foliage, e il ciclo si chiude in questo modo. Quindi tanti animali e tanta flora importante, perché vogliamo ricordare ci sono degli aspetti cromatici di cui hai fatto riferimento legati alle foglie eccezionali. Ricordiamo qualche pianta autoctona che è qui nella zona. Sì, nella zona appenninica le due specie tipiche sono l'abete bianco, che si collega con la storia di Camaldoli, ha un valore sia di tipo commerciale, di tipo produttivo, che è un valore spirituale. Forse non ci sarà tempo per parlarne oggi, sarà un'occasione magari per rivedersi in futuro. E poi il faggio. Però noi ci troviamo in una zona, questo tratto di Appennino si trova in una zona di cerniera tra l'area settentrionale dell'Europa e l'area mediterranea. Questo punto di cesura fa sì che la ricchezza di biodiversità sia davvero smisurata, e troviamo 50-60 essenze diverse che danno in questa stagione che sta cominciando una quantità di sfumature di colore davvero impressionante. Bene, io ringrazio Emanuele per tutte queste belle informazioni. E qui devo dire, siamo benedetti naturalmente da San Romualdo. Lo sapete che il lupo è tornato? Partendo dalle poche zone in cui era sopravvissuto, oggi ha riconquistato gran parte del suo antico habitat. Per questo ritorno esultano in molti, ma c'è anche chi ha paura e grida: al lupo!
Siamo nella miniera dei prodotti del Casentino, più esattamente nel negozio del vinaio ortolano qui a Ponte a Poppi di Mauro Rubbioli. Allora, vogliamo fare un piccolo escurso su quelli che sono i prodotti classici, tradizionali della terra del Casentino? Me ne enumeri qualcuno. Allora, maiale di grigio. Bravo. Mele antiche. Fagioli, zolfini e non solo, castagne, e poi ci sono tante altre cose, il miele, le farine di grani antichi. Poi lei c'ha una fissa che lo zafferano qui del Casentino quasi quasi gli è più buono di quello di San Gimignano. Diciamo che le caratteristiche sono simili a quelli di zafferani più conosciuti, e lo zafferano, il nostro zafferano è veramente un grande zafferano, come non ho detto i grandi formaggi al latte crudo di pecora, di capra e di mucca. Allora, noi abbiamo bisogno per la puntata di oggi, perché oggi il nostro bravissimo Filippo Baroni realizzerà un piatto con delle uova eccezionali, e so che lei fra l'altro ha delle uova veramente impareggiabili, vero? Assolutamente sì, queste sono tutte uova del Casentino con galline allevate all'aperto, che non stanno racchiuse in pochi centimetri e sono forzate a fare non solo l'uovo ma mangiare cose sbagliate. Queste sono galline che vivono all'aperto, che mangiano cose salutari che alla fine ritroviamo nel piatto, che saranno abbinate fra l'altro alle lumache, che sono buonissime. Oddio, che meraviglia. Le scargò. Le uova serviranno per i taglierini, e poi ci sarà un sughetto che è la fine del mondo. Io ringrazio Mauro per la sua simpatia. Grazie. Complimenti, devo dire, per la sua attività storica, perché questa è veramente la miniera dei prodotti del Casentino. Vi ringraziamo, grazie a tutti. E adesso parliamo con Andrea Petrini, che tra l'altro è il coordinatore del vitellone bianco dell'Appennino centrale. Quanti sono i capi di bestiame contemplati all'interno del vitellone bianco dell'Appennino centrale? Allora, noi annualmente certifichiamo circa 18.000 capi. Di questi, circa 11.000 sono di razza chianina, e rappresentano oltre il 90%, 95% quasi della chianina esistente oggi in Italia. Quindi capiamo bene come al di fuori degli animali certificati con questo marchio, quindi di razza chianina, c'è ben poco altro, se non vacche, quindi animali che comunque hanno superato i 24 mesi di età. Sempre rimanendo nell'ambito dei numeri, quanti sono gli allevatori? Gli allevatori sono oltre 3.000 allevatori, perché interessa tutta la parte dell'Italia centrale, quindi allevatori di Romagnola, dalla Romagna fino a scendere. Ma c'è un disciplinare, ce ne parli? Beh, il disciplinare è il regolamento che tutti i soggetti della filiera devono rispettare, e il disciplinare contempla appunto tutte le fasi dalla nascita fino alla macellazione e alla vendita. Quindi gli animali devono essere nati e allevati all'interno dell'area di produzione e in aziende che sono all'interno dei controlli del sistema di certificazione. L'alimentazione è un'alimentazione basata su foraggi tipici del territorio, quindi anche perché poi quello che noi sentiamo nella carne è il risultato di quello che l'animale mangia, e quindi anche la storicità del sapore di questi prodotti, di questa carne, deriva dall'essenza del territorio. E inoltre sono animali macellati tra 12 e 24 mesi, quindi parliamo comunque di animali adulti ma non vecchi, quindi non parliamo di vacche o di tori, quindi è il periodo di maturazione, abbiamo il massimo della qualità della carne di queste razze, in particolare della chianina. È una carne rossa, è una carne con una buona sapidità, ma allo stesso tempo una carne molto povera in grasso, perché abbiamo un grasso inferiore al 3%, povera in colesterolo, quindi comunque una carne molto adatta alla dieta mediterranea, e più che altro è la carne con cui tutti noi dell'Italia centrale siamo cresciuti e fa parte della nostra cultura. Grazie Andrea Petrini, il nostro percorso continua. Siamo nella cucina del ristorante Mater, all'interno del resort I Tre Baroni, con Filippo Baroni. Ricordiamo anche il nome dei fratelli. Matteo e Andrea. Benissimo. Allora, chi hai con te in questo momento? In questo momento c'è Andrea, che viene da Roma. E realizzerà con te il piatto dal titolo? Un tagliolino con ragù di quaglia e lumache del Casentino, tartufo bianco e nepitella. Lumache, in francese escargot, dato per dargli un colpo internazionale. Sì, 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 sì. Bene, allora ricordiamo gli ingredienti che utilizzerai esattamente. Allora, ovviamente abbiamo fatto la pasta all'uovo del tagliolino, poi abbiamo un tartufo bianco, le lumache del Casentino
crude che già cotte per motivi di tempo, nepitella salvia, poi abbiamo quaglie e il ragù di quaglia già pronto. Fra l'altro pochi sanno che anche il Casentino è una terra di tartufo. Sì, ora questo noi lo prendiamo però a Siena perché è bianco. Va benissimo, però ricordiamo che qui c'è il tartufo nero. Sì, per il tartufo nero si trova spesso, il cosiddetto scorzone lo utilizziamo. Bene, sì. Allora con cosa si parte? Allora, noi partiamo innanzitutto con la cottura delle lumache. Bene, che appunto vanno messe a cuocere in acqua bollente. Vai. Una volta passati 20-30 minuti, una volta cotte, noi le prendiamo, le mettiamo in un sacchetto sottovuoto con una serie di aromi, prezzemolo, nepitella e delle scorze di limone, e le facciamo cuocere a una settantina di gradi per 3 ore. Quindi queste qui adesso bolliranno. Questo passaggio. Esatto. E dopodiché praticamente l'altro passaggio sarà fatto dalla quaglia per il ragù. Noi le quaglie le prendiamo, le disossiamo, vengono disossate tutte per bene, e anche queste vengono poi, una volta disossate, messe nel sottovuoto per fare aromatizzare ancora di più, diciamo, la carne con salvia e aglio, e le andiamo a cuocere una prima cottura dentro il green egg. Adesso Alessandra, grazie, ecco, consegniamo i famosi... Sì, sottovuoti con da una parte la quaglia. Facciamolo vedere. Uno a favore di Bob. Sì. Uno la quaglia. E dall'altra parte appunto le lumache aromatizzate appunto con limone, la nepitella, un po' di menta e prezzemolo. Bene. Che abbiamo già, queste già cotte. Queste invece lasciate un giorno intero dentro il sottovuoto per far aromatizzare il tutto, la quaglia. Bene. Queste qui. Passiamo ad Andrea e andiamo a vedere. Tu descrivi quello che fai. Adesso praticamente Andrea aprirà ovviamente i sacchetti sottovuoto, inizierà ad affumicare e a cuocere più che altro, perché questo è sparato di cottura, le quaglie, quindi tutte le quaglie che ha disossato precedentemente. Ecco, naturalmente queste si sono insaporite, non so se il termine marinare è sbagliato, ma però si sono insaporite con gli aromi che sono stati inseriti dentro. Dentro abbiamo messo un pezzettino d'aglio, della salvia, sale e pepe, semplice. Dopodiché doniamo a questo piatto quel tocco di brace, di legna, tramite appunto il green egg. Deve essere un passaggio molto veloce questo, e dopo fatto in un paio di minuti, e poi andiamo a fare proprio il ragù. Due parole sul motivo per il quale questo ristorante si chiama Mater. Si chiama Mater per omaggiare mia mamma, ma diciamo un po' tutte le madri che come il loro sacrificio, diciamo, aiutano e tirano sui propri figli. Allora, intanto andiamo a vedere a che punto è la cottura del nostro Andrea. Bene. Ecco, importante, quello che stiamo vedendo quest'oggi è un consiglio che diamo anche a quelli che fanno le griglie. Se vogliono dare un sapore ancora più intenso, sì, evidentemente, a quello che vanno a mettere al fuoco, ecco, questa potrebbe essere una soluzione interessante di questo passaggio all'interno. Sì, esatto, un passaggio in questo caso veramente breve, perché comunque si parla di della quaglia, che ha una carne molto sottile, delicata, e quindi sarebbe, se no, troppo aggressivo. Però tramite appunto un prodotto come questo, che si chiama Green Egg, ci si può divertire, fare affumicare tante cose. Noi lo utilizziamo spesso, ci piace, ecco, anche perché siamo dentro una foresta e ci piace utilizzare. Ricordiamo la che siamo legna. Del Casentino, sentiamo la presenza di San Romualdo, che tra l'altro ha fondato l'epico... la foresta, il parco nazionale che adesso esiste. Benissimo. 1000 anni fa. Allora, mi sembra che diamo il tempo al tempo. Intanto vogliamo ricordare che dopo questo passaggio... Questo passaggio praticamente è semplicissimo. Viene solo triturata la carne e viene un attimino risaltata con dell'olio. Il risultato qual è? Eccolo qua. Ecco che il Bob adesso ve lo inquadra nel dettaglio. Quindi, ecco, spiegaci il passaggio dal momento della grigliata fino... Vai. Prendiamo praticamente le quaglie che sono state grigliate. Le tritiamo in un tritacarne o a coltello, come
preferite. E dopodiché insieme sempre a un battuto di salvia lo saltiamo in un filo d'olio, molto veloce però deve essere questa cosa. Benissimo, ok. Vediamo un po' di fare l'operazione. Sì, esatto. Allora, vai, fuoco. Sì. Te Andrea, butta giù il tagliolino. Il tagliolino va chiaramente a cuocere, o meglio a bollire, termine forse più giusto. Ecco qua, tagliolino, ricordiamo, Filippo, composto da farina. Noi usiamo una farina 00, anzi una triplo 00, è una farina fatta apposta per questo tipo di preparazione, e 40 tuorli e un pizzico di sale. È una pasta molto dura, non difficilmente diciamo maneggevole, molto difficile da maneggiare, e per questo va tenuta almeno una giornata a rilassarsi, insomma. Benissimo. Ora praticamente scaldiamo il nostro ragù di quaglia. Ecco, ci inseriamo adesso le lumache. Le lumache. Lumache, ricordo che erano state messe all'interno, ricordo. Le lumache sono state prima bollite una mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora. Dopodiché messe in un sacchettino sottovuoto e cotte 3 ore a 70 gradi con limone, nepitella e mente prezzemolo. Poi le passi e le salti in padella. Sì. Insieme chiaramente a questo trito. Sì, esatto. Di quaglia. Sì. E completato da un'oncina di burro. Esatto, sì. Andiamo a prendere i nostri tagliolini. Eccolo qua. Questo veramente è un piatto, se mi permettete, da re, da principe, veramente stupendo. Grazie. No, complimenti, perché è veramente interessante. Quaglia e lumaca, sembra un binomio quasi occasionale, invece qui è studiato. Sì, sì, perché da perché comunque sotto il profilo della sapidità, questo è esatto. Come nasce un piatto? Non dormi la notte, ti svegli verso le 3:30 e vai in cucina? Bene. Oppure com'è? Raccontami. Serve sperimentazione? No, sicuramente serve sperimentazione, serve quello che comunque come viviamo, quello che vediamo. Almeno nel mio caso è così, ovvero se vedo, appunto, per questo per me è importante vedere cose belle, perché se vedo cose belle di conseguenza si creano cose belle. Bellissimo. E oggi si vedono la maggior parte. Ma io vedo che una cosa bella tu l'hai trovata, che è la tua signora. Ah sì sì, ne ho trovate come tante si chiama? Di cose belle. Marta. Vieni qua Marta, voglio chiedere a Marta, mi è stato detto da un uccellino, non so se è vero, che Marta è l'assaggiatrice vera. Del tuo ristorante. Sì, lei si testa. Sì, è vero. Quindi se passa la prova di Marta si porta in tavola, se no si riprova. È giusto, sì. Sei d'accordo? Sì, sono anche abbastanza noiosa, quindi è importante. Sei noiosa, quindi il fatto che tu abbia scelto Filippo vuol dire che Filippo ha tantissimi pregi. Dio li fa e poi la coppia. Tra l'altro c'è una bellissima manifestazione a un chilo di schioppo da qua che è a Bibbiena, che è il carnevale di Bibbiena, e c'è una figura femminile determinante e fondamentale. La che mea. È la mea. Sì. Se non l'hai mai fatto. Io non ho mai fatto la mea, no. Dobbiamo tirare le orecchie alla Proloco di Bibbiena, perché non c'avevi i capelli giusti. Non avevo mai i capelli giusti, no. Grazie, grazie. Allora è lei il compito di portare in tavola, eh? Ok, va bene. Okay, vai. Ora io passerò tutto questo ad André, che impiatterà. Vai, André, andiamo quindi a impiattare. Praticamente adesso impiatteremo, esatto, questo tagliolino. E ricordiamo chiaramente quelli che sono gli ingredienti base che hai utilizzato. Sì. Quaglia. No, iniziamo dalla pasta, che mi interessa. Sì, la pasta all'uovo. Ecco. Ovviamente qui abbiamo fatto, Andrea ha fatto i tagliolini. Tra l'altro qui realizzate pasta, come si dice, fatta in casa, nel senso pasta manualmente realizzata da voi. Sì, sì, certo. Poi andiamo a stendere tramite un macchinario, ripeto, non con il mattarello, ma non per una questione, ci piacerebbe stenderla con il mattarello, ma essendo una pasta composta appunto da 40 uova è veramente difficile tirarla, quindi andiamo con questo macchinario. E poi ovviamente dopo il tagliolino, dopo la pasta all'uovo, abbiamo le quaglie. Questo è veramente un sugo d'accompagnamento eccezionale. Ingredienti?
Dopodiché, dopo le quaglie, abbiamo tartufo bianco e lumache del Casentino, ovviamente. Vai col tartufo, che anche se arriva dalla provincia di Siena va bene lo stesso, eh? Sì. Tartufo bianco, eccolo qua. Sempre toscana. Le crete senesi. Bene, ok, allora siamo pronti. Oh, guarda, tua moglie è di una velocità incredibile, è andata a mettersi anche il vestitino giusto e possiamo a questo punto, eh sì, perché ti abbiamo visto in un modo, adesso ne vediamo un altro, e questo i telespettatori se ne accorgono. Allora completiamo il tutto, ci siamo? Sì, perfetto, ci siamo. Bravissimo André, grazie André, perfetto André, ecco, e adesso fatto. Andiamo, ecco, a prendere il piatto, lo prendiamo, ecco, con lei, e andiamo a questo punto all'assaggio, perché il nostro grande Managlia ci attende. Va prego. Bene. Eccoci qua, è il momento dell'assaggio, momento fondamentale e importante del nostro format Toscana a Tavola, che ormai ha celebrato le oltre 500 puntate, carissimo Luca, non so se lo sapevi. Io c'ero dalla prima. Allora, caro Luca, intanto cosa pensi di questa portata nella sua presentazione, che secondo me io ho definito veramente eccezionale, perché non si mangia solamente con la bocca, non è che il cibo debba essere solamente un qualcosa di fisiologico, no? Di ottemperare un'esigenza, ma credo che oggi debba essere anche emozione. Beh, deve essere emozione e poi soprattutto, appunto, come giustamente dicevi, non è che oramai fra tutti dobbiamo mangiare per nutrirci, questo lo facciamo, mangiamo per emozionarci, e questo qui al ristorante Mate succede spesso per la bellezza anche della posateria, del gusto con cui vengono impiattati, ma è la scelta dei piatti che viene fatta. Bene, vai con l'assaggio, ricordiamo il titolo. Questo è un tagliolino con un ragù di quaglia, lumache, tartufo bianco. Allora adesso coinvolgiamo il nostro Nedo Marzi, che è il maître del ristorante Mater, e tra l'altro questo piatto ci è stato servito anche da Marta. Senti quanta è la ricorrenza di Mater Marzia Marzi, che è sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier di Firenze. Che vino ci suggerisci? In questo caso è un Jassart, un vino che è delle mie zone, siamo a Bolgheri, ed è un vino molto particolare, è una sperimentazione fatta dal professor Attilio Scienza. Sono 30 uve diverse che vengono vinificate separatamente, 3 per una, 7 vendemmie diverse, per poi essere assemblate e unificate poi dopo circa 36 mesi. È un vino che nasce nella storia del vino, perché vengono riprese le uve che arrivano dalla Georgia prima degli spostamenti che ci sono stati fatti negli anni successivi. Il nome Jassart deriva dal fiume che divide il mondo orientale dal mondo occidentale. Ma pensa, allora andiamo a mescere e intanto voglio sentire il parere di Luca sul piatto, allora, visto che hai assaggiato. Come si direbbe, il tagliolino di categoria, perché veramente un tagliolino eccezionale, uso volutamente questo termine, con un condimento altrettanto buono, fatto di quaglia, di lumaca, quindi qualcosa che comunque richiama il territorio e l'autunno, per cui con questo tartufo. Ecco, per far capire a un telespettatore, a una telespettatrice che ovviamente non ha il modo di poter assaggiare questo piatto, mi interessa sapere la sapidità di questo abbinamento lumaca con... Allora, al contrario di quello che si può immaginare, è un piatto molto delicato, non è un piatto ed equilibrato, perché il gusto della pasta si mantiene assolutamente deciso e il ragù, diciamo, la salsa è di accompagnamento, ma non prevale sul gusto della pasta, quindi ottimamente assemblato. L'espressione che potremmo dare anche così fonetica al termine di questo giudizio è
che il lupo, perché qui c'è il lupo. Allora brindiamo anche ai lupi del Casentino, perché c'è anche il percorso del lupo, l'abbiamo anche potuto apprezzare nelle puntate che hanno parlato del Casentino, e a questo territorio meraviglioso, eccezionale, che bisogna visitare. Il Casentino è in Toscana, anche se vicino alla Romagna, ma è sempre in Toscana. Venite, venite, venite. A domani, stessa ora.